Mamma, è successo che una mia compagna Giada ha fatto il compleanno ma non mi ha invitato. Ma tu sei stata l'unica a non essere stata invitata? Sì, mamma, ma ha invitato solo me. Oh, ma questa è proprio sfiga! Mamma, hai visto? Ma che serata di cavolo! Martina, bentornata! Martina, ma che è successo, Martina? Non te lo voglio dire. Ah, Martina, ma mai possibile che torni da scuola e sei sempre scocciata? Che cosa è successo? Dai, ti prego, raccontamelo. Senti, mamma, ti ho detto che non me lo voglio dire. Va bene, Martina, se proprio non me lo vuoi dire, ok, rispetterò la tua decisione, ok? Ok, mamma, vieni che te lo dico. Oh, finalmente ti sei decisa. Allora, Martina, dimmi che cosa è successo e raccontami tutto. Mamma, è successo che una mia compagna Giada ha fatto il compleanno ma non mi ha invitato. In che senso, Martina? Ha organizzato per caso una festa di compleanno e per caso tu non sei stata invitata? Sì, è andata proprio così. Martina, ma tu sei stata l'unica a non essere stata invitata? Sì, mamma, ma ha invitato solo me. E come mai, Martina? Forse non siete molto amiche, forse qualche volta avete litigato e allora magari non ti ha invitato? No, mamma, io mi comporto sempre bene. Va bene, Martina, ma non c'entra il fatto di comportarsi bene o male. Magari non ti ha invitato perché non ti voleva invitare, punto e basta. Appunto, mamma, ma questo è un'ingiustizia. Perché ha invitato tutti i miei compagni tranne me. Adesso tutti stiamo andando a rimettere la festa tranne io. Ah, Martina, è tranne io. Ma chi se ne frega? E dai, Martina, allora, secondo me, innanzitutto questa tua amica avrà avuto una dimenticanza. Ok, partiamo da questo presupposto. E poi, Martina, bisogna anche accettare il fatto che ogni tanto si può anche non essere invitati. E ora ti dico anche un'altra cosa, Martina. E che cosa, mamma? Che mamma ti sta per organizzare una bellissima festa a sorpresa. E sai perché? E perché, mamma? E come perché? Come? Perché ti sei dimenticata che sta per arrivare Letizia! Letizia Forever! Mamma, è vero! E allora, Martina, quando arrivano le vere amiche, cosa si fa? Si fanno le mega feste. E adesso mamma ti organizzerà una festa pazzesca! Troppo mitica. Sai che ti dico, mamma? Che sei come una sorella per me. Oh yeah, oh yeah. Eh sì, però Martina, ricordati che sono sempre la mamma, sempre mamma di quella che ogni tanto ti rimprovera pure, ok? Ma per oggi ti farò organizzare una festa pazzesca. Adesso vedi, prendo il telefono e vedi che faccio. Sì, sì, mamma, che mi usavi. Adesso ci penso io. Adesso ci pensa mamma di a organizzare tutto. Pronto, mamma Giulia! Ciao! Allora, volevo invitare te e Sofi a casa di Martina Missi. E come per fare cosa? Per fare una mega festa! Quando? Stasera! Non ci siete. Vabbè, domani? No. Ok, tutta la settimana impegnate. Ti dispiace, sì, faremo la prossima. Vabbè, non ti preoccupare. Ciao. Mamma, che succede? Non ci sono? No, mamma Giulia non c'è. Perché stasera praticamente avevano un altro compleanno. E poi praticamente domani hanno un altro impegno. Comunque, Martina, non ci sono. Ma che se ne frega? Invitiamo qualcun altro perché tanto siamo tutti amici. Sì, mamma, invitiamo mamma Nadia. Ecco, adesso chiamo a mamma Nadia, ok. Ciao cara, carissima. Ascolta, stasera vorremmo organizzare una festa pazzesca, mega galattica a casa di Martina Missi. Ok, venite. Ok, avete la febbre. Mi dispiace. Vabbè, sarà per una prossima volta. Guarite presto, ciao. Mamma, ma che succede? Martina, mamma Nadia ha la febbre e non possono venire, mi dispiace. Uffa, ma come? Mamma, e perché non chiamiamo Moni e Sofi? Bellissima idea! Sicuramente Moni verrà immediatamente alla nostra festa insieme a Sofi. Adesso la chiamo. Moni! Ciao! Las Lunas! Carissimo, ciao! Ciao,
cioè, sì, allora, lo sai perché ti... Sì, sì, sto bene, stiamo tutti benissimo. Sai cosa volevo dirti? Che stasera stiamo organizzando un mega party pazzesco! E ovviamente siete invitate! Ah, siete fuori! In Messico? Siete in Messico? Ah, tornate fra una settimana! Vabbè, ok, divertitevi! Ciao, 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 salutami Sofì, ciao! Mamma, hai visto nessuno però alla mia festa? È inutile che ti fai vedere questa idea stupida! No, Martina, ma che idea stupida! Era un'idea bellissima questa! Di organizzare una festa, va bene Martina? Non si può avere tutto dalla vita! Stasera la festa non si può fare, ok? Staremo a casa a guardare un film, pazienza! Mamma, hai ragione. Io per fortuna ho a te, che cerchi sempre di rendermi felice. Guardiamoci un film insieme, mamma. Oh, finalmente! Finalmente, Martina! Ma come sei matura, Martina! Bravo, adesso accendiamo la TV! Allora, Martina, mettiamo un bel film dei me contro te. Che ne pensi? Sì, ok, sì. Tutti e due stasera ce lo guardiamo felici felici. E ora vado anche a prendere i popcorn di là, perché c'ho... una credenza piena piena di pappagallo e patatine. Ok, accendiamo la TV, dai. 1, 2, 3, vado. Ma che succede? Ma cosa succede? Mamma, di cosa sta succedendo? Ma non lo so. Lo schermo è tutto nero. Non funziona. Ma se sarà il telecomando che si saranno scaricate le batterie. Aspetta che cambio le batterie un attimo. Ecco, dovrebbero essere qui. Ok, batterie cambiate, amore, tranquilla, adesso ci vediamo il nostro film in santa pace. Ma non si accende, ma perché non si accende, ma perché, cosa è successo? Ma io non lo so ragazzi, non sta funzionando più il televisore. Mamma, lo sapevo, nemmeno qui non ci possiamo vedere. Oh, ma... Martina, ma che ne so, ma è una cosa che non era mai successa. Addirittura il televisore non si accende proprio, lo schermo è tutto nero. Vabbè, dai, poi quando torna papà salvo sicuramente riuscirà a sistemarlo. Lo sai che facciamo? Mettiamo le nostre canzoni preferite e balliamo. Vado a accendere lo stereo. Sì, mamma, sì. Aspetta che vado a accendere lo stereo. E che succede? È mancata la luce. Aspetta, un messaggio nel telefonino, Martina. Mamma, ma perché è mancata la luce? E non lo so, mi è arrivato un messaggio, aspetta che controllo. Si informano i cittadini che mancherà la luce per tutta la serata per questioni di manutenzione. Oh, ma questa è proprio sfiga! Mamma, hai visto? Ma che serata di cavolo! Martina, non si dicono queste cose! Martina, sono cose che possono succedere! E adesso non ti preoccupare che stasera risolviamo anche... Lo sai che facciamo, Facciamo un bel gioco a lume di candela con tutte le candele accese! Questo potrebbe essere una bella... Allora prendo subito le candele... E dove sono le candele? Dove sono? Dove sono finite? Qua non ci sono! Dove saranno finite? Ma io le tengo sempre qua! Forse le ho consumate tutte l'ultima volta quando abbiamo fatto quel gioco tempo... Martina, mi dispiace, non possiamo neanche fare la festa a tema con le candele, no? Possiamo fare niente, Martina, lo sai che facciamo? Ce ne andiamo a letto, a dormire stasera, tu e Leon a letto, a dormire, e mamma di pure stasera tutti a dormire, così ci riposiamo, perché il riposo fa tanto bene alla salute. Mamma, sei veramente patetica. La verità lo sai qual è? Che io non sono stata invitata a questa festa e tu stai cercando di tirarmi sul morale e io sono presto morto. Però la verità è che in volte non male starci male e io oggi sono triste. Lasciami nella mia tristezza, per favore. Santo cielo! Ragazzi, ma questa è da premio Oscar! Martina! A questo punto io non so più quello che ti devo dire. Martina, hai ragione. Perché non essere invitati a una festa? È veramente una cosa brutta! Ma capita a tutti. Può capitare, ok? Può capitare, si è tristi e vabbè. E poi si andrà a tante altre feste, si faranno altre amicizie. Pazienza!
Cuoricino, sapete che vi dico? E quasi quasi approfitto per dormire un po'. Ha ragione la mamma. Ula ula, cuoricini, buonanotte!